Siamo collegato in diretta, sì. Il dottor Emilio Di Somma, buongiorno. Buongiorno, grazie mille, grazie per darmi questa opportunità. No, il piacere è tutto nostro. Allora, Emilio Di Somma. E adesso lo lasciamo al docente universitario di storia e di filosofia la definizione tra sovranismo e nazionalismo. Dottore, prego. Grazie mille. In realtà, guardi, senza voler rendere la questione complicata, la distinzione è molto semplice. Il nazionalismo è una mitologia di sangue e suolo, cioè si basa sul fatto che il semplice fatto di essere nato su una determinata terra da determinati genitori renderebbe la persona che fa parte di un gruppo nazionale in un qualche modo speciale. Ovviamente però questo si allontana estremamente da tutto quello che è il sovranismo. In realtà il sovranismo è un'idea invece di legge e di cittadinanza, è un'idea di sovranità politica, cioè non sono speciale solo perché sono nato da determinati genitori o in un determinato posto. No, io sono semplicemente un cittadino che vuole avere facoltà di controllo politico sulla propria vita, all'interno della propria casa. E questa è in realtà l'essenza del sovranismo, che è un'ideologia che si basa quindi su una costituzione. Tutti gli stati costituzionali sono in un qualche modo sovranisti. La nostra Costituzione è evidente, è sovranista dal primo articolo, dal momento che dice la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme descritte dalla Costituzione italiana. Oh. Ma quindi se la sovranità appartiene al popolo vuol dire che il popolo deve essere un popolo di cittadini, non semplicemente un popolo nato qui, ma un popolo che si riconosce in un'idea di cittadinanza. Noi siamo cittadini italiani, ci riconosciamo nei valori espressi dalla Costituzione e quindi esercitiamo politicamente la nostra volontà di attuare quei valori. Quindi effettivamente nel momento in cui ci chiedono di delegare la sovranità ad altri, alla Banca Centrale, ad altre istituzioni, ci stanno semplicemente chiedendo di rinunciare al controllo politico sulle nostre vite e sulla nostra attività nel nostro territorio. Intanto mi consenta di salutare tutti gli amici di Facebook, perché sta succedendo il tutto, sono molte sollecitazioni, noi non possiamo dare risposte oggi a tutti, sicuramente ci rincontreremo perché la trasmissione è come degremita di ospiti, per cui molti si dovranno alternare, ma vedo che c'è un interesse. E allora le faccio un'ultima domanda proprio per andare, come dire, a tambur battente, professore, e le chiedo questo. È un sistema che il vostro, quindi partito vuole andare a, non dico combattere, ma a cercare di portare contenuti come quelli che state portando stamattina in un sistema collaudato e ben chiuso, e vuol dire che c'è un lavoro lungo da fare, perché parte dalle radici delle coscienze delle persone, probabilmente più dal tecnicismo politico. Sicuramente è un lavoro molto lungo, perché ovviamente noi andiamo anche non solo a cercare di parlare con le persone, ma anche comunque ad affrontare quello che è un sistema di potere oramai ben collaudato, dove praticamente coloro che al momento hanno potere all'interno di questo sistema sicuramente non vorranno rinunciarvi così facilmente. Tuttavia, certo. Cioè, da docente di storia mi permetto di dire che tutte le grandi battaglie, cioè per i diritti, per l'evoluzione storica dell'essere umano, per la sua evoluzione culturale, hanno richiesto tempo. Cioè, per dire, se Mazzini si fosse arreso alle prime difficoltà, noi in Italia non avremmo avuto il Risorgimento. Se i rivoluzionari francesi si fossero arresi alla prima difficoltà, non avremmo avuto la Rivoluzione francese o la Rivoluzione americana. Noi siamo ben consapevoli che questo tipo di battaglie richiede tempo, sacrificio anche, però a noi sembra giusto che questa battaglia venga fatta, perché non solo noi non vogliamo rinunciare ai nostri diritti politici, ma vogliamo dare possibilità anche alle generazioni future di avere controllo sulla loro vita,
senza dover semplicemente obbedire agli ordini di qualche tecnocrate seduto sul suo scranno nella torre d'avorio. Certo, anche a lei rivolgo l'invito, magari poi con l'avvocato Di Palo ci coordineremo, perché vedo che c'è un interesse, e magari se ci organizziamo ogni tanto qui a Palomonda, ad MPA, ci può raggiungere insieme all'avvocato Di Palo, di volta in volta possiamo cercare di suddividere in capitoli questo enorme mare di conoscenze. E quindi anche a lei la saluto, la ringrazio di aver partecipato e a risentirci. Grazie presto. Grazie anche a voi. Gerardo, buona giornata a voi, agli ascoltatori. A voi.